Salve ragazzi, un saluto da Pietro Spataro. Allora, oggi parliamo del post partita di Cagliari Juventus, finita 1-3, con la tripletta perfetta di Cristiano Ronaldo. Tutti e tre li ha fatti solo Ronaldo. Si vede che ha le qualità da campione questo calciatore, va. Peccato che nella partita di martedì è stato impalpabile, va. E poi si è riscattato dopo le critiche, quei falsi juventini che hanno avuto il coraggio di criticare il povero Cristiano Ronaldo. Poi è uscito dal silenzio Ronaldo. I veri campioni si rialzano, ragazzi. Finalmente abbiamo le idee chiare, ragazzi. Le idee chiare. Allora, la prima è esperienza di Pirlo, tutto quello che volete dire voi, guarda. Guarda, per me manteniamo la zona Champions, questo è vero, va. Me è la prima volta che dovessi perdere uno scudetto. Per me il campionato italiano è un'abitudine. Me lo terrò per sempre, ragazzi. E questo è il quanto. Perché mi sta di moda lo scudetto sul petto. E anche questa, la Coppa Italia. Anche la Coppa Italia per me è un'abitudine. Questa è la verità dei fatti. Perché sono un vincente. A livello di tifoso anche. Lo dimostra il DNA vincente della Juventus, come ad esempio di più Gianni Agnelli, va. E detto questo, dopo aver detto queste chiacchiere interessanti, parliamo della partita. Già la Juventus inizia in maniera rabbiosa con la rete di Ronaldo su calcio d'angolo, segna di testa e fa 1-0. Poi si lamentano della clamorosa espulsione di Ronaldo per fallo sul portiere Cragno che gli ha dato una scarpata in faccia. Per me, questi falli che vedo io. Alcuni nella radio hanno detto che è un fallo da ammonizione, va. Ronaldo si è scusato col portiere e ha ricevuto un meritato giallo, perché non l'ha fatto apposta. Sono i tifosi forse intertristi che dicono: "Ehi, voi juventini non parlate dell'espulsione di Ronaldo che ci doveva essere". Voi mi fate tenerezza, cari tifosi intertristi, guarda. Anche se voi dovete vincere, come dite a noi lo scudettino, va. Mi fate tenerezza lo stesso, va. Per questo vi calcolo. Poi Cuadrado ammonito. Peccato, peccato che è uno dei diffidati, guarda, e salterà Juventus Benevento, va. Poi calcio di rigore per la Juventus per fallo su Ronaldo, fallo di Cragno, che ha lanciato, forse, che Morata forse ha lanciato Ronaldo. Lo trasforma, lo 0-2. Gol di Ronaldo sul rigore di destro. Poi Ronaldo segna pure di mancino, va, con bell'assist di Federico Chiesa. Grande Ronaldo. Oggi ha fatto una partita perfetta, con una tripletta perfetta. Peccato che Alessandro si è infortunato. E non so, domani valuteranno forse l'infortunio di Alessandro, guarda. È finito il primo tempo con un risultato meritato di 0-3. Inizia il secondo tempo. E dopo che Bernardeschi ha perso l'uomo, ha fatto prendere il gol dell'1-3, che ha segno Simeone. Poi ci sono stati i cambi, quelli che ci sono, va. Ma niente è successo. Ronaldo ha avuto una grande occasione nel recupero facendo il poker, il quarto gol. Peccato che non è arrivato, guarda. Così facevi una serata perfetta, caro Ronaldo. C'è un po' da commentare, guarda. Per me è stato un solito allenamento, diciamocelo. Ma per alcuni tifosi veri juventini, come sono io, va. Non so se ci tolga questa delusione di martedì.
in Champions League. Ragazzi, sono contento per Ronaldo che ha fatto la tripletta. Devono stare zitti i falsi juventini, quelli che hanno criticato Ronaldo. E basta. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi invito che lasciate un like al video, di commentare qua sotto. Condividete anche il video. Se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti. Se siete appena iscritti, cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno. Seguitemi su Facebook e anche su Instagram. Ci vediamo molto presto per i miei prossimi video. Quello che conta, sempre i colori della Juventus si amano, ragazzi. Sempre e comunque, forza Juventus. Ciao belli.